Che sapeva fare i disegni, bravi, diciamo che era bravo a fare. Allora ci siamo inventati che col computer abbiamo proiettato le immagini al muro no? e poi le abbiamo ricalcate. E poi dopo, così, siamo si venuti fuori questi disegni ben fatti eh, qua in questa stanza, dove questa è una stanza che accolgono. Diciamo, eh, il Dottor Massimo Maietto che fa i colloqui con, con le famiglie, c'hanno i bambini, io eh, come vedete che, che soffro, di, eh, soffro poi ho, ho questo problema nell'esprimermi no? perché eh, ho, ho questa lieve balbuzia e quando, quando sono stato molto più piccolo c'è un disagio perché gli altri bambini ti possono prendere in giro così, allora io da persona furba forse eh, mi sono inventato la storia che non ero io che dovevo andare dagli altri, ma erano gli altri che venivano da me. Eh, latte, buongiorno ragazzi! Ho fatto un caffè straordinario stamattina, ragazzi. Eh, qualcuno mi può chiedere in che modo hai fatto? Andò, mi sono messo a fare lo spacciatore. Lo spacciatore, chi fa uso di droga e acquista droga, è lui che va dallo spacciatore. Quindi, è stato un metodo un mezzo per confrontarmi con gli altri, con dialogare con gli altri, anche se è stato un metodo sbagliato, però per me in quegli anni è stato ottimo. Un di latte Salvatore! Vieni! Ma che fai a miscimento Salvatore? Eh, se me la dai, ma è caldo questo latte? È caldissimo come piace a te! completo a posto Cantissimo. ciao ciao sabato. buongiorno ragazzi Quindi noi stiamo raccontando una realtà sicuramente molto più felice di altri istituti penitenziari però in ogni caso come mi ricordava prima qui comunque ci sono delle regole e comunque la vita è più difficile Uh, 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 diciamo che a confronto con gli altri carceri questo qua è, è, è un altro sistema carcerario proprio, è un, uh, è un sistema proprio in base proprio uh, come dice l'articolo 27 della Costituzione Ita italiana, dice che le pene devono tendere al rinserimento del, del detenuto ma non al senso contrario dell'umanità. e Infatti oggi viviamo in, questa, in, questa, in questo sistema carcerario. Cioè eh, negli ultimi tempi sopraffollato, no? in tutte le celle, tutti i carceri. Invece qua eh, siamo molto, molto più fortunati perché in ogni cella ci sono due persone. Dei ragazzi buongiorno, latte! Qua non c'è nessuno, stanno a lavoro questi ragazzi. Sto comandando, stanno a lavoro. Buongiorno! La casa circondariale di Lauro si trova nell'omonimo vallo della provincia di Avellino, in Campania. È un istituto penitenziario a custodia attenuata, che ospita detenuti tossicodipendenti. La custodia attenuata è un circuito penitenziario differenziato, dove la funzione rieducativa della pena assume maggiore importanza rispetto a quella presente nel carcere ordinario. Attraverso percorsi di recupero, laboratori, Colloqui periodici e costanti con medici, psicologi e assistenti sociali, il detenuto ha la possibilità di acquisire nuove conoscenze, di accrescere la propria cultura e di riabilitarsi più facilmente. Gli istituti a custodia attenuata nascono dopo il testo unico 309 del 90, che è il testo unico in materia di tossicodipendenze. E nasce appunto come un istituto oh, espressamente eh, previsto e dedicato per persone che abbiano avuto problemi di tossicodipendenza e che si trovino quindi a scontare una pena. Eh, questo oh, fa di Lauro un istituto, oh, come di tutti gli istituti di acquisto e attenuata, fa eh, di queste strutture degli istituti con una vocazione particolare, eh, in quanto l'ammissione stessa all'istituto di Lauro avviene dopo un filtro che viene operato dagli altri istituti penitenziari, che valutano l'idoneità delle persone detenute a seguire un determinato programma di trattamento un po' più accentuato e quindi operano un primo filtro per suggerire diciamo così, eh, a noi eh, istituti a questione attenuata quelli che sono le persone più uh, idonee a seguire un determinato percorso trattamentale. A proposito di questo, quali sono le attività che vengono svolte in questa struttura? Noi abbiamo attività che sono più o meno simili a quelle degli altri istituti, quindi corsi scolastici, attività lavorative di manutenzione del fabbricato, della cucina e quant'altro, soprattutto di carattere artigianale, Abbiamo uh, attività uh, anche eh, informatiche eh, che vengono uh, svolte eh, nell'ambito di progetti che eh, si attivano nell'istituto, ma soprattutto abbiamo anche. È un lavoro che si fa in collaborazione con gli altri operatori istituzionali, che sono quelli del CERT, eh, gli operatori dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, del nostro Ministero della Giustizia, per cui si cerca eh, di supportare e di seguire le vicende della persona in tutte le sue eh, articolazioni, quindi anche attraverso oh, frequenti contatti con la famiglia. Devo anche precisare a eh, questo proposito che io mh, vengo qui eh, come direttore da due mesi a questa parte perché, appunto, oh, in questo momento è assente la direttrice titolare che è la dottoressa Nannola. Quindi, si deve a lei e a tutti gli operatori dell'istituto questo attivismo davvero encomiabile, eh, per quanto posso oh, vedere anch'io. Qual è il numero di persone che possono essere ospitate all'interno dell'istituto? Questa struttura può ospitare al massimo oh, 54 persone. Attualmente siamo alla soglia dei 50, delle 50 unità. Eh, D'altra parte, ecco, questa capienza per così dire limitata è la condizione necessaria perché poi si possano eh, seguire una serie di percorsi personalizzati per ognuno dei nostri, dei nostri ospiti. Quindi, non avvertite il problema del sovraffollamento qui? Il problema di sovraffollamento qui non c'è. Il problema semmai è quello delle eh, numerose richieste che abbiamo anche da altri istituti perché chiaramente eh, sono molti detenuti che cercano di intraprendere appunto, questo, questo percorso particolare che si fa in un istituto accusato di attenuato. L'ambiente sociale ha un ruolo predominante nel favorire il ripristino dei rapporti familiari che si sono lacerati um, purtroppo a, a causa della, dei reati, dell'azione dei devianti e della tossicodipendenza dei nostri ospiti. Quindi, le problematiche maggiori sono per lo più la richiesta da parte degli ospiti di favorire, di intercedere presso le proprie mogli, le proprie compagne, eh, per esempio di eh, favorire le visite con i bambini minori che normalmente insomma, a volte possono essere oggetto di percussioni, di, eh, oppure i genitori possono temere che i bambini venendo in carcere possano essere traumatizzati. Avvertì questa problematica? Um, qui grazie a Dio no perché questo è un istituto eh, che è stato proprio creato, una, un lato della sua mission è proprio questa, quella cioè appunto di favorire come dicevo prima i rapporti familiari e quindi qui c'è un'area verde um, prevista proprio per uh, l'accoglienza e le visite dei bambini dove i bambini possono giocare con i loro papà, possono intrattenersi, possono consumare un pranzo, un pasto insieme, mm. cosa che normalmente in Astrizione istituti questo non avviene. Dottore, che rapporto si instaura tra un agente della polizia penitenziaria e i detenuti? E quanto è labile il confine tra il rapporto umano e quello professionale? Beh, attesa diciamo, la particolare vocazione di questo istituto che si caratterizza per una serie di attività trattamentali che vogliono in particolar modo um, rispondere a quello che è il dettato costituzionale, quindi della rieducazione e della risocializzazione del detenuto, sicuramente il rapporto tra gli agenti e il, il detenuto è um, sicuramente molto stretto perché ogni agente comunque è... Um, un contatto diretto e quotidiano con il, il singolo detenuto. Tuttavia, ehm, il personale di polizia penitenziaria continua e mantiene sempre una professionalità ehm, nel rapporto che ha con il detenuto e quindi ha anche un diciamo, distacco eh, sotto l'aspetto professionale con il detenuto stesso, pur mantenendo però comunque quelle doti diciamo, di umanità che contraddistinguono soprattutto il personale di polizia penitenziaria che riesce anche a comprendere e a venire incontro alle esigenze della popolazione detenuta. No, come è strutturata la vostra giornata? Qui nella struttura, che cosa fate dalla mattina? La mattina ci svegliamo, facciamo il corso alberghiero che la struttura ci permette e dopo il corso alberghiere ci sta questo laboratorio di ceramica dove si passa il tempo e impari anche qualcosa. Eh, come lei vede, questo è un padrepio di agillo che si fa, si mette in questa forma, in questa forma qua. Sì. È dove si prende la forma, lo rintagli e con la spugna umida si raffina, si pulisce e dopo si secca. Dopo due o tre giorni e si mette nel forno a mille gradi. Quali sono i progetti che si fanno per, in vista poi della libertà? In vista, in vista della libertà questa struttura ci permette di fare tanti progetti, vedi come lei vede, di fare maschere, di fare, perché no, un domani uh, andare a lavorare in un laboratorio di maschere e, e di portare avanti questa, questi anni che noi abbiamo trascorso uh, in, in chiuso, in un carcere. Diciamo. E che cosa provate quando poi andate all'esterno e portate i vostri lavori? Che sensazione si prova? È una sensazione, diciamo, gratificante perché è una cosa fatta da te, ti gratifica quella cosa perché le persone che vengono vicino e domandano, vedono come l'hai fatto, come l'hai fatto, sei bravo, non sei bravo, è una cosa molto, molto bella, diciamo. Avvertite un po' il giudizio delle persone che stanno all'esterno? Sì, un po' si avverte, però non più di tanto. Perché alla finale uno ha fatto degli errori giustamente deve pagarli, allora comunque si può sempre cambiare nella vita. Umberto, che cosa stiamo facendo in questo momento? Allora stiamo facendo una maschera di cartapesta, diciamo che è una funzione un po', diciamo un po lunga su questa, per fare questo prodotto di maschera. Perché bisogna prima metterla in una forma come quella, farla asciugare per 4-5 giorni. Aspettando il tempo che la colla reagisca così a combatti, con, con la carta. Sì. E dopo dopo quell'operazione bisogna passare, diciamo, dello stucco per dargli la sua forma. Diciamo, la sua forma. Cosa vi manca maggiormente della vita fuori da questa struttura? Vabbè, manca. La prima cosa manca un po' la famiglia perché. È la, la cosa più importante che una persona diciamo, ha quando si trova in questi luoghi. Lei è sposato, ha figli? Ho Una bambina di otto anni. Eh, per fortuna, almeno siccome che va a scuola, almeno ogni 15 giorni. sua figlia è abbastanza grande. Lei che cosa le ha spiegato riguardo al suo soggiorno qui? Eh, io gli ho, gli ho spiegato la verità. Purtroppo la verità è una cosa molto importante eh, se una persona vuol cambiare. Anche per fargli capire dove una persona sbaglia, per cercare di capire il senso tra il bene e il male, sì, sicuramente. E anche, ripeto, è molto, cioè forse per me è una cosa importante, altri non lo so, come, come cioè come parlano con i figli, c'è qualcuno che dice: No, papà, sta andando a scuola. Invece eh, ci sono persone, diciamo, come me, che gli spiegano la cosa lo sbaglio, dove ha sbagliato, cosa ha fatto. dei laboratori che sono diciamo, stati avviati un paio d'anni fa e come mh, risposta ad una difficoltà di finanziamento dei precedenti laboratori. Quindi noi eh, come equip abbiamo, ehm, abbiamo chiesto a chiunque di loro avesse una competenza manuale, artistica o meno, o anche semplicemente una volontà di voler avviare un'attività. Un Quindi gli abbiamo, messo, abbiamo messo a loro a disposizione il laboratorio, il materiale e gradualmente si è, eh, sono riusciti, riescono a, a a realizzare dei manufatti di un certo pregio, diciamo così, cui, come d'altra parte attestato nel corso delle varie mostre a cui abbiamo partecipato. In questo momento infatti vediamo delle maschere in cartapesta. Sì, le maschere in cartapesta è un'attività nata, avviata alcuni anni fa con un docente, poi non è stato più possibile diciamo, finanziare un corso e fortunatamente la persona, uno degli allievi che ha. Seguito il percorso, è stato in grado di mantenere le competenze e di trasmetterle anche successivamente ad altri compagni. Infatti attualmente le maschere vengono realizzate da persone che non hanno proprio conosciuto quel corso né chi vi ha partecipato all'inizio. Un messaggio importante quindi quando finiscono i finanziamenti istituzionali continuate comunque sì. autogestiti. Sì, infatti oltre al corso di, eh, diciamo, di, di maschere in cartapesta abbiamo avviato anche un, un corso di laboratorio teatrale. A proposito del laboratorio teatrale, lei prima mi raccontava che uno dei sì. vostri ospiti ha avuto un riscontro importante anche fuori. Sì, sì è vero. Eh, L'attività teatrale è da dire che eh, a Lauro ha sempre avuto un forte riscontro eh, sempre ha sempre avuto de degli ottimi risultati. Abbiamo partecipato a vari festival sia in Romagna, a Roma, in Calabria, ad Avellino, a Napoli. Parte partecipiamo tuttora. A um, manifestazioni, a festival teatrale organizzate dalla Camera Penale di Napoli e dal PRAP, come l'ultima nostra partecipazione al Teatro San Ferdinando di Napoli con l'opera Più leggera di un sospiro. L'attività, come dicevo prima, ha visto anche dei protagonisti che poi, anche nella vita reale, sono riusciti a inserirsi in maniera attiva in questa, nel, nel teatro. E infatti, nel film famoso Gomorra, eh, nel, proprio l'episodio. Che tratta dei rifiuti tossici, il coprotagonista con Sorvillo è stato un nostro ospite che qui ha avviato i primi passi. Quanto è difficile, comunque, questo tipo di realtà? Diciamo che sono persone che hanno una doppia problematica: nel senso che, al di là della problematica di devianza, sono anche afflitte da problematiche di alcol-dipendenza o, soprattutto, di tossicodipendenza. Il, il nostro, la nostra attività appunto tende a far emergere queste problematiche e ad affrontarle insieme con eh, l'aiuto anche del sostegno dei familiari in questo senso noi diamo molta importanza a quelli che sono i ruoli interfamiliari il rapporto affettivo con la famiglia e con i figli ma soprattutto visto che chiunque esce dal carcere anche il Castolano approda in famiglia è importante che quel luogo sia Diciamo il più possibile esente da problematiche, quindi cerchiamo anche di dare loro l'opportunità di eh, ricoprire, riscoprire i ruoli familiari, di capofamiglia, di padre, eh, di persona che tante volte le disavventure a cui, in cui sono eh, incappati li hanno distolti. Mm. Giovanni, questo è il laboratorio dell'arte presepiale, che cosa state facendo? Sì, stiamo diciamo, realizzando i presepi per Natale, stiamo facendo tutto per il meglio. Che cosa fate principalmente in questi laboratori tutto l'anno? Facciamo atti presepiali, corsi di quadri, pianoforti, facciamo varie attività. Mi raccontavano che tuo padre già mh, si era dedicato un po' meno a questa passione e che tu già sapevi farla da piccolo. Sì, io diciamo, appresso a mio padre mi sono imparato qualcosa, perché mio padre diciamo fa tutte le cose a mano, ci piace di lavorare a mano. E tra l'altro la cosa particolare è che eh, avevi un po' dimenticato quest'arte e poi tornando, o meglio, entrando eh, in carcere, hai riscoperto questa passione. Sì, è normal, perché qua c'è parecchio tempo da. Allora lo metti in pratica, diciamo in tempo che ti. Quindi state imparando qualcosa di più rispetto a prima? Cioè, abbiamo il nostro maestro che viene qua, corso prese Che è bravissimo, è fondamentale per noi. E ci ha insegnato parecchie cose buone. Ciro, anche tu stai diciamo, un po' imparando quest'arte particolare? Sì, eh, da quando sono venuto qua, è perché prima non è che già li sapevo fare, però qua mi sto, mi sto impegnando e sto realizzando più. Più cose nuove da imparare, pure per un domani, non lo so. Secondo voi quanto sono importanti questi progetti all'interno delle strutture penitenziarie per poi abilitarvi al mondo del lavoro un domani? Eh, io penso proprio un sacco, cioè è proprio fondamentale perché così dove vai senza saper fare. Per esempio prendetemi perché io non sapevo fare niente, oggi invece già sto quasi realizzando un presepe tutto mio. Anche con l'aiuto dei miei compagni giustamente è già è importante. Importantissimo. Voi siete stati in altre strutture prima di questa? Che differenza c'è? Quanto avvertite proprio la differenza rispetto a una struttura ordinaria? È enorme, cioè non c'è proprio distinzione, è come eh, per esempio da un, piccolo, da un grande hotel a passare in una pensione, cioè c'è proprio una differenza enorme, esagerata. Perché? Che cosa avete visto di diverso? Eh, posso fare un esempio per esempio da Poggiareale, per esempio eh, la maggior parte siamo sempre chiusi, cioè, non usciamo quasi mai, un'ora di passeggio è un'ora al pomeriggio, sono due ore di aree e poi 23 ore stiamo sempre chiusi, tranne il colloquio, giustamente, invece qua è all'incontrario qua dalle 7 mattine in noi ci alziamo, facciamo le pulizie, ognuno chi va a scuola, chi va ai corsi, alle 12 rientriamo, mangiamo, dopo fatto torniamo un'altra volta fuori, alle 5 rientriamo, ci facciamo una doccia, mangiamo e alle 9 ci chiudono, cioè è ben diverso, sta più comunicazione, c'è cioè più contatto tra la agenti, noi, educatori, sono più presenti qua. Anche il rapporto con la famiglia è diverso? Eh, quello è importantissimo qua, perché qua abbiamo più contatto, abbiamo più ore di colloquio per socializzare con la famiglia e poi ci sono gli educatori che intervengono tramite e ci fanno per vedere il nostro contatto, sono sempre presenti anche con la famiglia per rilanciare un rapporto che alcuni di noi hanno perso e qua invece si ricontatta di nuovo. Che cosa dicono i tuoi figli? E che cosa dicono? Dicono: Papà, quando esci ti raccomando, devi essere un po' più presente, giustamente. Che cosa avete spiegato a questi ragazzi, magari prima bambini, quando siete entrati in carcere? E eh Noi di solito diciamo sempre piccole bugie per non ferirli. Papà sta lavorando, sta dando una mano qui dentro, le vedo a tutta questa gente. Anche papà è vestito così, e gli... anche se a volte non conta niente perché comunque poi crescono e capiscono. Pure quando vanno a scuola è un handicap perché dicono: Tuo padre sta in carcere, loro vengono e vogliono capire papà, ma è vero che sta in carcere e noi dobbiamo sempre, diciamo, napoletanamente mettere una pezza a coloro. Qual è il suo sogno o il suo progetto quando poi un domani uscirà? Se avrò la possibilità quella lì di, di lavorare e vivere solo per la mia famiglia, cioè di, di vivere normale come tante persone, come lei, come tante persone, solamente avendo un posto di lavoro, perché la possibilità non è che è stata negata, un po' è stata colpa mia, un po' è il mondo che gira così e, e oggi invece mi sto ricredendo e sto vedendo altri sbagli che ho fatto e che penso di non rifare. che avete fatto un appello al presidente della Laurentis, di che cosa si tratta? Di fare un campetto di pallone giù al passeggio dove diciamo, giochiamo noi a pallone, no? ci ha promesso che faceva un campetto di erba sintetica, ma sono trascorsi quasi un anno, ma da allora non abbiamo saputo più niente, allora cogliamo dell'occasione per fare un rinnovo di questo appello al presidente della Laurentis. Dunque che cosa chiedete al presidente? Comandano una promessa rumotori, un ma ne ha promesso campetto. Di che cosa avete bisogno principalmente? Eh, un tappeto per giocare a pallone perché non si può giocare così. Quindi, presidente, questo è l'appello dei ragazzi di Lauro, visto che ha fatto la promessa, e che sappiamo che altre ne ha mantenute, come nel caso di Milano, che arrivi presto questo tappeto e che i ragazzi possano giocare quindi a pallone. E quindi una chiusura per il presidente quale può essere? Quale miglior chiusura? Sanopoli!